sì, ci siamo spostati d'orario, ma le travisate vanno tra le 8:30 e le 9:00. Lì stanno, il perno di Radio DJ. Sì, cioè, sì, intorno alle travisate, poi si risvolge tutto. È la chiave il resto di volta, è portante. Se tu togli quello, viene giù tutto. Agli stati generali dovrebbero tenerne conto. Ecco. Ma di fatti hanno fatto pausa. Adesso non ci sono, iniziano tra poco. Dalla Garda ha detto va bene tutto, ma no. Travisate, no. Travisate che potete segnalare a a.prevignano@dj.it. Prego, Previ. Mina Joy 82 per il Jam, Yellow Led Better. Italia, vero? Sì. Si è sentito tanta disperazione per il lamento del concerto. Andy Vedder dei Pearl Jam guadagna 4 milioni di dollari all'anno di royalties, ma ne dichiara 7.000. E poi si lamenta. In base al suo ISE, sua figlia 24enne va all'asilo gratis. Certo. La ragazza bambina è un po' svogliata, un po' indietro. 24enne, aspetta. Vabbè, lascia stare. Quindi figlia va all'asilo. Bene, approfitta, visto che c'è, è gratis. Ed è riuscito attraverso agevolazioni per indigenti a comprare una fuoriserie in leasing. A chi gli dice, ma non ti vergogna frodare il fisco in modo così spudorato, lui tranquillamente risponde: ho una figlia, ho una Porsche, ho le rate. Eppure disperato, cioè ti rendi conto la mia vita, cioè, sono i ricchi che ricchi frodatori che frignano. Ho la figlia, ho la Porsche, ho le rate. Pesanti, che ne sai tu, che sto qui a chiedervi un aiuto perché i poveri li aiutano tutti, ma i ricchi li aiutano. Ma difatti, chi pensa ai ricchi? Chi pensa ai ricchi? Giusto. Poi Max Giorgi, Karl Orff, Carmina Burana, ho fortuna. Mi sa già travisata. Sì. Piacciono molto a Francesco queste. Lui sui cori impazzito. L'intero coro della Bayerische Rundfunk, diretto da Eugen Jochum, va a farsi il tampone sierologico prima di andare a suonare giusto, al Coachella. Tutto bene, al tutti Coachella? Guarda, i vanno di moda. Alternativi. Tutto bene, tutto negativi, ma a quel punto fanno anche le analisi di routine, visto che ci sono, no? Sì. Siamo qua. Una volta pronte, tutto il coro va a prenderle perché si spostano e le legge. Globuli, globuli rossi bene, bianchi, motocreti bene, piastrine bene, transaminasi bene. Sideremia. Il ferro. È un po' preoccupato. Tutto il coro commenta: ferro, tu mi scendevi. Sto preoccupato. Ferro, tu mi scendevi. Senti come lo dicono, preoccupati. Vabbè, una pistecchina, dai, e risale. E poi l'anonimo Paolo Pazzani, Jonathan Brie, You Are So Cool. I play the devoted butler. Non male, sono così. Ma sai perché sono così? Perché sono tutti mascherati. Non ha messo anche lui l'apparecchio trasparente. Jonathan Brie si rivolge al suo avvocato Fulvio Massimo Cianosa, studio a Prati, dicendo: ho costruito senza permessi su un terreno argilloso un'abitazione abusiva di 3 piani, pagando operai extracomunitari in nero che hanno lavorato nella totale assenza di norme di sicurezza, utilizzando amianto friabile per la coibenzione. Ho venduto appositamente reso friabile. Ho venduto poi lo stesso appartamento a 3 acquirenti, fuggendo e rimanendo latitante 3 anni. Tre anni. È che un vuoi problema? Che posso fare? Che vuoi da me, dice l'avvocato, ottenere la soluzione con formula piena. L'avvocato Cianosa risponde: certo, sarà difficile, ma lo spazientito Brie lo incalza e gli dice: insomma, se può fa. In sunset boulevard. Ma forse era un no. Non hai capito. Tra poco riapriamo con. Ma è un Michael Jackson di lungo corso. Chiamate Roma. E
se pensate che la parte divertente sia quella in onda, non sapete cosa avviene durante i dischi. Una puntata giovedì, Patrizio, ecco, che siamo un po' scarichi con la scaletta. Facciamo un intervento in cui Patrizio Mattei, che ricordiamo è il nostro regista, ci racconta i suoi weekend. Le gite organizzate dalla compagna. I weekend culturali di Patrizio. In gita con Patrizio. Ti prego, dai. Perché poi scopre dei posti meravigliosi. Per delle cifre sconsiderate. Sì. Solo se facciamo con una basetta seria proprio impostata. Assolutamente. Se avete luoghi da visitare da un punto di vista culturale, cioè tutto questo nasce, Patrizio, travisate, perché Patrizio ha detto: ieri Linda mi ha portato a vedere un castello. Ho speso quanto? 28 euro. Hai detto, a persona sì. Dicendo mortacci. 28 euro per entrare. Bellissimo, bellissimo. Però audioguida? No. C'era la guida proprio che ci spiegava tutto. Ma la conosco. Caro Patrizio, benvenuto nel mio castello, di Doria Pamphili, nella mia magione. Torniamo alle travisate, dai. Hai detto Michael Jackson, previ. Michael Jackson, Notorious, sì. Le Bon, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Tutto a posto. Michael Jackson deve fare l'esame di terza media. Voglio giocare a Fortnite. Passa Jermaine Jackson e dice: no, niente Fortnite, devi ripassare la somma algebrica dei monomi. Voglio fare un video su TikTok. Passa Jermaine Jackson e dice: no, devi studiare la storia del colonialismo. Adesso voglio comprarmi la nuova Play. No, dice Randy Jackson, devi ripetere la geografia, le fasce climatiche. Sì, sì. E Michael Jackson, che è il più piccolo, e quindi deve obbedire senza farsi sentire, sussurra: ste merde, tocca studiare. Tocca studia. Bellissima. E poi Max Giorgi, Slipknot, Spirit Up. Basta. Lo saremo salvati. Però vi invito a vedere. Sono tanto carini gli Slipknot. Vi invito a vedere il video live di questa canzone. Guarda, Jonathan Brizzi, questi no. E scarica l'amplificatore, e la testata, che spesa un sacco, e smonta il palco, e rimonta il palco, monta la batteria, e smonta la batteria. Quando è ora della fine del concerto, tutti si danno. Uno alla 104, uno all'emicrania, chi ha il certificato che non può sollevare pesi. Alla fine, Corey Taylor rimane lì. Fa tutto da sfogliando il giornale, però si accorge che nell'ultimo DPCM ci sono agevolazioni per piccoli mezzi da carico a tre ruote. Il sogno di una vita, l'Africa. E tra sé e sé pensa: me lo faccio un comodo piaggio. Me lo faccio un comodo viaggio. Buono per la pubblicità, però se vogliamo fare la pubblicità della Pepiaggia. Me lo faccio un comodo viaggio. Anche la Vespa, perché no? Il cantante con la maschera insanguinata sulla capito, grazie. E concludiamo con Nina Joy 82, John Lennon, Watching the Wheels. Grandi video di lui con Yoko Ono a spazio. Tanto amore. Pippo Sant'Anastaso telefona John Lennon e si lamenta del Covid, del governo, la riapertura ritardata dei teatri, la serie in ritardo, il Trump, il Putin, il Conte, spadafora Azzolina, i centri estivi non riaprono, spadafora, e le mascherine, gli stati generali, il trio Medusa, basta. Il cagnolino, il Covid che non esiste. Un pippone di 45 minuti al telefono che Lennon non ce la fa più. Senti, ho il duplex con Brianino, dice Lennon, per tagliare buccia. John, scusa, devo telefonare. Non mi stai mai a sentire, dice Pippo Santostato. E Lennon risponde spazientito: Pippo, sei in crisi. People say I'm crazy. C'hai problemi. Grazie Previ, grazie Lancia, naturalmente grazie ai nostri segnalatori. Le canzoni travisate torneranno per la penultima puntata lunedì prossimo. Poi naturalmente fino all'ora, l'ultima puntata ci sarà il best dell'anno, spero proprio di sì. Concludiamo questa prima ora con The Weeknd.